Ciao ragazzi, sono Sgamer, bentornati nel mio canale e oggi siamo qui in questo sesto episodio della carriera allenatore con la Lazio qui su FIFA 20. Nello scorso episodio non è che sia andato molto bene perché, vabbè, partita con la Juventus che è un pareggio importante, però a livello europeo, che sinceramente neanche mi ricordo, quindi vediamo. A livello europeo, insomma, raga, siamo arrivati secondi nel girone di Europa League e infatti sono usciti i sedicesimi, che in teoria no, sono quelli più facili, contro facili un cazzo perché sono usciti contro il Francoforte, che è una squadra abbastanza tosta, perlomeno difficile per essere i sedicesimi. E quest'oggi era un episodio abbastanza tranquillo perché tutte partite facili, gli ottavi di Coppa Italia contro la Salernitana, che qui si chiama Salerno. E poi vabbè, due big match, ma nel complesso partite abbastanza facili. Io non so se giocheremo anche questa con l'Inter, perché io, raga, voglio sbrigarmi a finire questa carriera. Perché ne voglio portare altre nuove, ragazzi, e per il momento voglio fare due stagioni solo con la Roma e con l'Atalanta, che appunto le sto facendo. In classifica, siamo terzi, l'obiettivo appunto per fare una stagione è cercare di vincere il campionato, fare bella figura in Europa League. E il campionato diciamo è abbastanza fattibile perché ecco questa la simuliamo. In caso di vittoria sia nostra che del Napoli saremo sempre secondi. Fatti 3-0, Acerbi doppietta qua a me. Però ragazzi, per quanto riguarda l'Europa, lì sarà più difficile, ma ormai penso che la giocheremo nel prossimo episodio per forza, cioè. Ok che farò episodi lunghi, ma non è che posso fare mezz'ora episodio, mezz'ora video. E quindi di conseguenza ragazzi, le partite facili le andrò a simulare, cioè. Ovviamente sia per sbrigarmi sia perché sarebbe noioso visto che la squadra in teoria è forte. Però nello scorso episodio si è infortunato Luis Alberto, ragazzi, sta fuori 2 mesi, quindi per il momento ci sarà Jack Di Cuore al suo posto. Anche se avete visto gli scorsi episodi, insomma, bisogna avere paura di tutto perché è un periodo da pareggiare tutte. Vabbè dai, ci andiamo a simulare questa contro il Cagliari e l'ultima partita dell'anno appunto il 31 dicembre. Qui su FIFA giocano a Capodanno e potremmo essere campioni d'inverno in caso il Napoli la sbagli, quindi o la pareggia o la perde. 4-1, raga, goleata, doppietta immobile, Milinkovic, Douglas Costa. E il Napoli ha vinto, niente, quindi siamo secondi, non siamo campioni d'inverno, però ci siamo andati vicini. Ci simuliamo anche questa, raga, col Brescia. 1-0, gol di immobile, Balotelli sbaglia il rigore, ci è andata pure a culo. E adesso quindi arriviamo alla partita contro il Napoli, raga, che si è fermato. Siamo primi in classifica e quindi dobbiamo vincere per forza, almeno manterremo il nostro vantaggio sul Napoli e anche sulla Juve, anche se solo di un punto. Quindi questa è la formazione, Cedam in campo e forza Lazio. Ed eccoci ragazzi, qui all'Olimpico, nevica. Proprio scenario romantico, ma non molto bello a livello calcistico perché sarà un casino. E già non ci vedo niente con la palla. Inizia adesso, Napoli. Lazio-Napoli non nel migliore dei modi, e ecco, è una partita che dobbiamo vincere, quindi già partiamo svantaggiati, guarda Douglas Costa come ha pattinato sulla neve, però proviamoci lo stesso, dai. Oh! Gol. Cazzo, raga, stavo distratto, però c'è, cioè, minchia, un passaggio del genere, raga, vedete la palla come scivola, guarda il difensore, guarda qui, stracoscia, che spavera, cioè, raga. Questa è la neve, cioè la palla ruzzola in un modo assurdo, cioè io devo fare un passaggio a lui, va. Cioè, sfigati, ok, tutto, ma questa è anche sfiga. Stracoscia sicuramente si sarà confuso con la neve, visto che il pallone molto intelligentemente è bianco, giallo no, bianco. E quindi, raga, partiamo subito in svantaggio. Ecco, Belì è spastico, raga. Ecco, vabbè, Insigne è qui. Tira a giro tutto. Belì è spastico, non sa passapalla. Guarda che cazzo di lavoro. Sbaglia il passaggio qui a Insigne, che gli fai? È Nanetto quando l'acchiappi. 2-0, raga. 2-0 perché la difesa fa schifo. Adesso siamo, è vero, in sessione di calciomercato invernale. Però i soldi non ce l'ho. Vorrei comprarmi un difensore, ma i difensori buoni costicchiano abbastanza. Quindi. Mi dispiace, ma ci dovremmo tenere questa squadra. Che alla fine non è tanto accia. Però, se vedete gli episodi passati, insomma, se avete visti, ho fatica proprio a giocarci. Cioè, non mi gira tanto bene. Bello Goz! Gol di Sergej Milinkovic-Savic. Bell'assist di Goz. La riapre il nostro Milinkovic, raga. Ancora abbiamo tanto da giocare.
Qui la difesa abbastanza bucata, pareva una crociera. Partito sta zitto, che la difesa nostra non è che sia meglio. Però la riapre al 34esimo Milinkovic-Savic e ancora tutto è possibile. Ovviamente stiamo attenti a non subire, perché cioè, subire un gol adesso e qui arrebbe alla fine proprio. Oh, Bonaventura, il passaggio per Immobile che passa a Koulibaly. Immobile, bella parata di Ospina. Ma Immobile che batte Koulibaly. Vale come in gol, raga. Difensore più forte della nostra serie. Niente, finisce qui il primo tempo. E partita brutta perché nevica, raga. Nevica, quindi le prestazioni è tutto un casino. Avete visto, la nostra coscia spapera. Però non è che abbiano fatto questa gran partita loro. Un solo gol di differenza. Possiamo pareggiarlo. Cioè, l'obiettivo è il pareggio, perché la vittoria la vedo difficile. Però anche in pareggio mi accontento. Bello il passaggio! Oddio, raga, vedete che difesa che c'è il Napoli? Cioè, a porta Ospina e non Meret. Comunque sia, bravo Kyo in Ospina. Pigliate esempio, stupidi, guarda che difesa. Ragazzi, possibile contropiede della Lazio. Douglas Costa prova il tiro e fermato da Koulibaly qui. Dai, ragazzi. Oh, non è. Vabbè, dai. Do cazzo la colpisce palla, raga. Do cazzo la colpisce palla Koulibaly. Cioè, questa è punizione dal limite, cazzo. E noi gliel'hanno data. Finisce qui la partita, raga. Non mi va bene che non mi hanno dato una punizione dal limite. Fallo di Koulibaly. FIFA dovrebbe essere a computer, quindi, cioè, dovrebbe essere proprio se è così è punizione, invece no. Tipo programmato bene, no? Ti dice se fai questo è punizione. No. Ok che non so buono a battere, però era un possibile gol del pareggio, raga. Cioè, non scherziamo. Invece no, perdiamo contro il Napoli, vabbè dai. Era abbastanza prevedibile, difesa del Napoli, tanta roba. Ci andiamo a simulare, raga, anche questa, gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana, vabbè dovrebbe essere facile. Ho messo un po' di riserve. 5-0, infatti, doppietta di Correa Coz e gol di Cataldi. Siamo scesi terzi in classifica, raga, la sconfitta col Napoli ci ha penalizzato molto, però adesso ci andiamo a giocare, perché sennò cioè, le simulo tutte. Questa contro la Sampdoria, e ha speranza di vincere, raga, perché cioè, perdere significherebbe appunto dire addio allo scudetto, perché ormai i punti di svantaggio incominciano ad essere troppi. E siamo a gennaio, cioè. È vero, c'è tempo e tutto, però manco troppo. Quindi, ci andiamo in campo, andiamo a vincere, raga. Ci vediamo in campo e forza Lazio. Oh, Madò Lazzari! Cazzo ha fatto? Dormono sui colpieri i difensori miei. Boh. Oh, raga, che sta a fare la difesa? Dorme, dorme. Cioè, ci manca che segna Quagliarella, raga, perché quest'anno ha fatto un gol. L'ho preso al fantacalcio io e non segna più. Boh, vedo che i difensori dormono. Ha segnato. Ha segnato. No, raga, non ci credo. Guarda che dormiglione in difesa. Cioè, come ha fatto? Non sa manco lui. Portiere qui che sta a fa? Fabio Quagliarella. Cioè, ho detto prima che non segna. Raga, ha segnato Quagliarella. Quest'anno ha fatto un gol in campionato. Cioè, l'ha preso io al fantacalcio e è morto, Dio buono. Tra l'altro il primo gol l'ha fatto e mi pare le prime giornate che io manco l'avevo iniziato al fantacalcio. Vabbè, raga, rifacciamoci il rigore. Stavolta me lo devi dare rigore, eh. Ok che non so capace, però. Intanto cartellino giallo per Murillo. Questo gli condiziona la partita. Allora, su, sappiamo tutti che io. Oh, che io rigori non li so calciare. Invece, malato giallo. Il trucco, raga, è cercate premme. Cerchio quando sta per calciare la palla. Vabbè, sti cazzi, può essere brutto quello che te pare. Il portiere è rimasto fermo. E Goz ci riporta in parità. Stiamo attenti, perché facciamo finta che non sia successo niente. La difesa, schifo più totale. Me vorrei prendere Thiago Silva, ma dall'anno scorso i giocatori non te li fa più comprare, non so perché. Cioè, se uno c'ha il contratto in scadenza non lo fa comprare più a gennaio. Gli devi fare già l'offerta pre-contratto. Mentre nella realtà non è così, cioè. Nella realtà tu puoi fare l'offerta, gliela fai bassissima, ovviamente, se no lo perdi a zero. Però la puoi sempre fare. Ma vabbè.
Nazari. No, guarda che ha fatto. Ci prova a fare Milinkovic. Guarda Otero con la mano ci arriva, raga. Siamo proprio alla fine del primo tempo. Un pareggio che non va bene per niente. Cioè, dobbiamo assolutamente vincere. Qui intanto l'arbitro fa continuiamo. Tanto qui calci d'angolo non so capace. Cioè, la dobbiamo vincere per forza. Se no, come detto all'inizio, se perdiamo punti con una squadra facile come la Samp è finita. Perché già il Napoli ha 2 punti di vantaggio, mi pare. Passerebbe a più 4. Hanno pure tirato di più loro. Cioè, stiamo scherzando. No, raga, non esiste. No, no! Vabbè, dai, vergognoso, vergognoso! Una difesa di merda! Cioè, perché se fanno sfuggire i giocatori? Io non capisco! Io non capisco! Dopo la gente dice sono scarso io! Può essere, per carità! Però anche no, cioè, perché con quelle altre squadre va tutto bene! Quella Lazio non gliela faccio a trovarmi! La difesa, perché io non è che posso comandare 70 giocatori insieme, ok che è cambiato il sistema di difesa e tutto, però che cazzo, raga. Cioè, se uno non si marca quell'altro, che io che gli posso fare? Se ne comando 7 tutti insieme, cioè, mo va, sto a comandare Immobile. Immobile, dov'hai? Cioè, veramente. Un po' io non ci vedo, raga, cioè, guarda, mo mi devono segnare, ma va, segnato veramente. Un po' sono anche sculati, cioè, non è possibile. Poi va alla bianca sulla neve, giovane, giovane, che cazzo è questo? Sì, vabbè, fagli peggio giretti e tutto, e poi segna da qui, raga. E in due che gli guardavano, cioè io boh, non lo so che dire veramente, raga. Giovane Cabral, argentino sicuro, o brasiliano. Cioè, mi dispiace, raga, la squadra è buona e tutto, però non gliela faccio, cioè, ho fatto questo discorso anche nello scorso episodio. Se l'avete visto, se vi ricordate. Cioè, boh. I giocatori sono buoni e tutto, però non gliela faccio. Anche per questo, raga, voglio fare solo una stagione. Perché, cioè, la squadra non gira, non gira. Se la squadra non gira, io non mi diverto a giocare. E quindi, cioè, perché dovrei portare un'altra stagione contro voglio. Bah, va! Un po' c'è stato di che questa è sfiga, scivola sulla neve, cioè. Che cazzo. Oh, finisce ora, raga, una parola sola. Schifo, schifo. Cioè, non è possibile che la perdiamo con la Sampdoria, con la Sampdoria. Cioè, guarda che squadra che ci abbiamo, però. Non gliela fa girarmi, raga. C'è solo 2 tiri, tra cui uno sul rigore. Mi dispiace, però. Non so che farvi. Nel frattempo, ragazzi, sto registrando un altro giorno. Mi è andata via la voce. Sono andato a dormire alle 1:30. E è domenica mattina. Quindi, capitemi. Poi. Qui Cagni c'è 11 gol, minchia. Mi hanno attivato la monetizzazione, quindi non devo dire parolacce. Sarà difficile, il mio video è compromesso perché l'ho detto tante prima. Però raga, senti, io non lo so, la squadra è buona, ma non gliela faccio esprimermi. Quindi vorrei provare a cambiare modulo. Questa è una partita importantissima, in caso di sconfitta, raga, ci faremo scavalcare dal Milan e l'Inter accorcerebbe su di noi. E non possiamo permetterci questo. Poi è un derby, quindi dobbiamo vincerlo per forza. Quindi ragazzi, ho provato questo modulo, il modulo che sto usando per la carriera con l'Atalanta. Speriamo bene, raga. Purtroppo non abbiamo Luis Alberto che ci darebbe una grossa mano sulla tre quarti. Però, alla fine, Douglas Costa, Correa, Götze, ci siamo. Diciamo che gli unici punti deboli sono un po' terzini, perché Lukaku, raga, non è un granché. Lazzari è più un esterno, però oh, proviamoci lo stesso. Quindi sarà tosta, ma crediamoci. Andiamo a vincere il derby, ci vediamo in campo e forza Lazio. E quindi eccoci all'Olimpico, ragazzi, tutto pronto per questo derby, nevica a Roma, cose stranissime, cioè, giusto su FIFA. E sarà il problema, qui mettono una palla bianca anziché gialla, raga. E niente, inizia adesso quindi il derby, raga, nel peggiore dei modi. Occhio alla Roma che, nonostante tutto, c'ha sempre una bella squadretta su FIFA, eh. Anche in realtà quest'anno sta facendo meglio rispetto allo schifo dell'anno scorso. Adrian Douglas Costa. Cerca il cross in mezzo, il tiro di testa. Madonna, raga. Milinkovic. Sblocca il derby al 12esimo. Douglas Costa qui, raga. La tiene in campo. Non so se ve l'ho lasciato quel pezzo. Fa il cross e Milinkovic è libero. C'ho avuto un attimo paura perché ho detto, cioè, che è stato di tirare al volo de piede. Invece, com'è, l'importante è che abbia segnato. Però occhio, raga, perché
Con i terzini siamo un po' più protetti, cioè molti mi hanno detto di cambiare il modulo anche con la Roma perché la difesa 3 è scoperta lateralmente perché i terzini stanno su, però insomma non è che abbia tutta questa fiducia nei terzini perché Lukaku e Lazzari insomma. Vaciro Immobile, bello il passaggio per Götze, 2-0, raga, ma che sta succedendo? Allora era il modulo il segreto. Era il modulo. 2-0 al primo tempo. Tanta roba. Guarda qui Immobile come la tiene. Poi la passa per Götze che stava libero. Cioè lo stava a marcare Diawara, ma ora che ci arrivava. Quindi 2-0 al 42esimo, raga. Tanta roba perché abbiamo bisogno come il pane di questa vittoria. Ma ecco, ancora non è finita la partita, lo so, però dobbiamo vincerla per forza. Douglas Costa in velocità. Douglas Costa sfiora il palo esterno. E finisce qui il primo tempo, raga. Non c'è storia. Non c'è storia. Abbiamo giocato solo noi. Vantaggio, doppio vantaggio, meritato. Ma soprattutto sono contento perché la squadra gira meglio in attacco. Cioè 5 tiri. Ci stanno partite in cui in 90 minuti non facevo 5 tiri. E qui invece abbiamo fatti in 45 minuti. Dai ragazzi, dai. Sono ottimista. No, Bailly sbaglia. Cazzo. Cazzo, raga, io me la gufo troppo. Kalinic. Bailly qui sbaglia il passaggio. Cioè, in realtà, si fa anticipare con l'altro. E niente, l'avevo detto, ancora non ho detto nulla. Io me la gufo troppo. Però dai, andiamogli a fare il 3-1 adesso che l'attacco gira. Bello, raga, il filtrante. Eccolo il 3-1, raga. Botta e risposta. Correa. Cioè, un po' i trequartisti sono tutti veloci perché Correa, raga, un fulmine, Douglas Costa, giusto Götze un po' lento, ma al rientro di Luis Alberto passerà a centrocampo Götze, meno avremo un trequartista puro, cioè con più forza e tutto. 3-1 al 54esimo, raga, cioè 3 gol. Non mi ricordo mai di averli fatti in così poco quest'anno. Guarda il passaggio. Ribatte il portiere, prova il tiro. L'arbitro fischia, finisce qui la partita, raga, e vinciamo il derby. Finalmente, vittoria che ci serviva come il pane. Ci risolleviamo dalla classifica. Perlomeno il terzo posto lo manteniamo. E che dire, il cambio modulo sicuramente ci ha dato una mano. L'attacco gira meglio, abbiamo fatto 3 gol. E adesso occhio perché ci dovrebbe esserci quella di Coppa Italia contro la Juve. Abbiamo solo 2 giorni di riposo. E infatti i giocatori saranno un po' stanchini. Però, raga, con la Juve tanto, poi mi mette tutti i moduli che ti pare, ma è tosta lo stesso. Vabbè, ragazzi, alla fine poteva andare peggio, eh. I giocatori non sono poi così tanto stanchi. Questi sono i quarti di Coppa Italia. Botta secca, chi perde è fuori. E purtroppo siamo stati sfigati perché, raga, la Juve è fortissima. Però, che ti dico, il cambio modulo mi ha risollevato il morale, quindi proviamoci lo stesso. Questa formazione, ci diamo in campo e forza Lazio. Eccoci ragazzi qui all'Allianz Stadium, partita tostissima contro la Juve, inizia adesso quindi Juventus-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia. Douglas Costa raga, l'ex, Douglas Costa non ci credo, 1-0, gol dell'ex. Esulta pure, non so capace non fare la cosa che non esulti. Contropiede, guardate in velocità da Douglas Costa davanti al portiere di sinistro, non sbaglia. Cioè, raga, comunque sto modulo per ora sta dando grandi soddisfazioni. Cioè, vittoria contro la Roma, abbiamo fatto un gol alla Juve che prima non lo so, cioè, forse ci sono riuscito, però in 8 minuti, tempi record. L'attacco spinge molto, adesso sto cercando di fare qualcosa per prendere un terzino in difesa a posto di Lukaku, perché la difesa resta sempre. Guarda che culo! Balla stracoscia! Resta sempre il punto debole, diciamo. Adesso che abbiamo messo i terzini. Götze, oddio! 2-0. Regolare, cross di Götze, raga, colpo di testa, doppietta di Douglas Costa. Cioè, fenomenale sto giocatore, raga. Con questo nuovo modulo si esprime al meglio proprio. Cioè, non ci credo.
Doppietta e stiamo solo all'inizio. Spam, seduffa di testa. Marcato da nessuno. 17esimo già 2-0, raga, non ci credo. Ragazzi, madostra, coscia. Grande portiere. Occhio perché la Juve sta attaccando, tutto insieme, sta a fa. Vuole recuperare il doppio svantaggio e noi glielo impediremo, scherzavo. Colpo di testa di Ronaldo. Oh, io comunque me la gufo in un modo assurdo. Vabbè, a parte che non era marcata da nessuno e non capisco perché. Però Ronaldo, cioè, anche se fosse stato marcato, salta 10 metri. Quindi chi l'acchiappa? Raga, 2-0, ok, ma la Juve attacca. Il problema è la fase difensiva. Io non c'ho la voce, quindi ecco. Cerco di sta zitto. Bello Lazzario, Tio 3. No, vabbè. No, vabbè, raga. Vabbè, l'assist, ma il tiro che gli ha fatto. Gol di Gozzo del 3-1, raga. Il 3-1, l'attacco spinge in casino. E la difficoltà è rimasta la stessa. Io che ho tirato giusto per. Ah, ok, deviazioni. Qui però che c'entra. La deviata, ma il tiro era sempre piano. Szczęsny poteva fare meglio, ma meglio per noi. 3-1, raga, 3 gol in un primo tempo. Cioè, ripeto, mai successo. Il cambio modulo, cioè, ormai è tutto. Ormai mi sono scatenato. Lazio può fare grandi cose. E finisce qui il primo tempo. 3-1, ragazzi. Lazio scatenata. Dai, raga, dai, perché a sto punto, eliminata la Juve, la Coppa Italia è molto, ma molto più facile. Correa è stanchino, ma penso di farlo entrare, di sostituirlo più avanti. Cazzo, occhio a Ronaldo. Bella. Oddio, raga, che difesa. Che difesa. Nonostante faccia schifo, siamo riusciti a impedire il tiro di Ronaldo. Quello poteva essere anche gol, eh. Attenzione qui all'attacco della Juve. Sempre stracoscia, raga. Forse l'unico problema è che non abbiamo i terzini da sostituti, boh. Visto che se stanno stancati non so con chi sostituirli. Però vabbè, ormai è quasi finita, raga. Occhio a Sensio. Finisce qui la partita, raga, non ci credo, non ci credo, cioè la vinciamo per 3-1 in casa della Juve. Ormai è finita, cioè ormai facciamo gli sfracelli con sto modulo, raga. Douglas Costa fa doppietta alla sua ex squadra, magari non tanti tiri, però 3 tiri in porta, 3 gol. A livello concretizzativo facciamo sicuramente molto meglio. E quindi siamo alle semifinali di Coppa Italia. Offerta per Bastos, raga, sono costretto ad accettare 14 milioni perché se no ho paura di non fare in tempo a prendere il terzino. Ti prego, non fare lo stronzo, accetta. È un'offerta più allettante, accettiamo, raga. Raga, ho provato a contattare Zinchenko come terzino per sostituire Lukaku. Hanno accettato e adesso sono costretto ad andare a trattare perché se no non ce la facciamo. Il problema è che questi qui prendono un casino. Prendono un casino. Quindi io devo cercare su SoFIFA. Vediamo un po' lo stipendio. Perché sapete, in Premier sono viziati. No? Senti, io ti offro 100.000. Te prego. Mi sembra un'offerta equa. Dai, raga, dai. Quindi arriva Zinchenko. Che può crescere, ok? Che tanto ci serve giusto per questi 6 mesi. Ma neanche 5 mesi. Però, raga, oh, c'ha 79. Forse è più lento di Lukaku, però lo metto ad allenare tutto. Cioè, è un'altra cosa proprio. E poi alla fine, oh, una riserva ci serve sempre, visto che abbiamo il cambio modulo, non abbiamo un sostituto di Lukaku. I soldi sarebbero andati a fare la muffa, perché questa sarà solo una stagione, quindi tanto vale spenderli. E quindi finisce qui il nostro calciomercato, ragazzi. Giocatore ristabilito, Luis Alberto è tornato. Dai, dai. Ragazzi, direi che per oggi ci possiamo fermare qui nel prossimo episodio, quindi. Tutte partite belle, raga. Coppa Italia contro l'Inter, partita di campionato contro l'Inter e soprattutto i sedicesimi contro il Francoforte. E penso anche il ritorno contro l'Inter, ma con questo modulo, raga, non temiamo niente. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, 30 like per questo cambio di modulo. Un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!